tanti a caso, vero? Comunque va bene. Comunque cambiamo un pezzo, dai. Diamo anche una conseguenza all'età. Una conseguenza spazio-tempo a questo punto di merda, sì, giusto. Non si può passare da lì all'Emigra. Lenny Craxi, dai, allora ora noi si fa quest'ultimo brano, che è un brano di Lenny Craxi, un brano che è stato scritto in Marocco. Bella, una cazzata. No, perché è vicino alla Tunisia, per quello mi va. Vicino al Congo Belga, a parte il Marocco confina anche con l'oceano, comunque non voglio, confina con l'oceano Mediterraneo, con l'oceano di stronzate. Bene signori, grazie. Quest'ultimo brano è l'unico brano in italiano che abbiamo nel nostro repertorio, è un brano scritto da Pablo Picasso, poi tradotto, pensate, in italiano da Beppe Severgnini. Tra i due talenti c'è una piccola differenza, però abbiate pazienza, Picasso non era un grande scrittore, ma Severgnini è un grande traduttore di incalzate. Ebbene, questo è un brano che noi normalmente facciamo appunto in italiano, e perciò lo inizio io, che sono suo zio. Ma è solo un chimero, è il titolo o è cambiato? La chimera, la mia presa. È solo un chimero? Ma scusa, ma che brano è questo brano qua, guarda, è molto semplice. Stai attenti così che tu non possa dire. Suona tanto ricorosamente, continuerò là, con il movimento del tuo corpo, del mio essere, come il suo nome, l'Italia. Nel muso ti sputo, ti cado in faccia, qualcosa di più ruspante di Emiliano, Guglielmo Ridolfo Gagliano, fa bene. Guns N' Roses, Poison, Schoenberg, vabbè dai.